Se faremo 1-1, 2 o 1-0, io non entrerei su questo argomento. Secondo me è stata una grossa pantomima quella che è andata in scena in questi giorni. Intanto partiamo da un presupposto. Come tu dicevi, crisi di governo probabilmente avrebbe comportato le elezioni anticipate. In questo momento, dal punto di vista strutturale, i 5 Stelle non possono andare alle elezioni, perché altrimenti prenderebbero una di quelle batoste che tu hai già visto, diciamo, le premesse già nelle elezioni Regionali. abruzzesi e sarde. Per cui, quando c'è stato questo confronto, in realtà quella che doveva essere l'ultima arma, diciamo quella definitiva, non hanno potuto utilizzarla. Ed è un confronto che non è che finisce con qualcosa di nuovo. Perché in realtà le cose stanno andando come dovevano andare, perché c'era questa cosa. Sapevamo tutti che però, sulla Teltice, in realtà, cioè, rispondeva al diritto francese, che ci sarebbe stato quindi una serie di passaggi, e che francamente, proprio perché il diritto francese dà la possibilità di revocare queste manifestazioni di interesse entro 6 mesi, la cosa sarebbe andata, cioè, ci sarebbero stati altri 6 mesi per poter ancora riflettere. Quindi non è che ha ottenuto qualcosa il Movimento 5 Stelle, ne avrebbe potuto, perché diciamoci la verità, anche quella lì è una battaglia senza senso, perché per cambiare la possibilità di fare la TAV, tu devi in ogni caso prendere un'iniziativa di governo, che poi venga fatta dal Consiglio dei Ministri e poi venga ratificata dal Parlamento, questo non conta, ma in Consiglio dei Ministri c'è metà delegazione che non è d'accordo, c'è la Lega, e quindi sarebbe stata fatta in ogni caso con il rischio di crisi, di andare al voto non potendoci andare per le difficoltà attuali. Contemporaneamente, se per caso fosse andata o andasse in futuro in Parlamento, lì ci sarebbe una maggioranza per la TAV. Quindi è una battaglia, secondo me, che non ha. È veramente, diciamo, un movimento nel tunnel da questo punto di vista. Però c'è una responsabilità, secondo me, anche di Salvini. Perché? Proprio perché si è data la possibilità di andare avanti nell'incertezza, è chiaro che l'incertezza non aiuta questo paese. Noi sappiamo che si farà la TAV, però non lo si può dire, questa è la condizione. Ed è un assurdo perché nei fatti io credo che un paese dovrebbe prendersi e assumersi le sue responsabilità, e anche un governo dovrebbe saperlo prendere, proprio perché. Se in assenza di chiarezza è evidente che tu dai un messaggio all'esterno che sicuramente non è positivo, sia sulla nostra È un credibilità messaggio di. internazionale, sia dal punto di vista, diciamo, del nostro rapporto, diciamo, con i ceti imprenditoriali, che su questa battaglia che è diventata ideologica vedono dove guarda il paese, se indietro o avanti. Questa è la responsabilità di Salvini. Però è evidente in tutto questo che il partito che è in maggiore contraddizione con se stesso sono i 5 Stelle. Perché? Anche tu, proprio ti dico, tutta questa pantomima, cioè nel senso di dire abbiamo ottenuto qualcosa quando non hai ottenuto nulla, ti dà un'idea, diciamo, della contraddizione che stanno vivendo. Beh, hanno ottenuto di arrivare alle elezioni in questa cornice senza perdere i 300 milioni che entro il 31 marzo avrebbe potuto Ma ti perdere. posso Forse dire, questo è l'unico bilancio. posso, no, però Sentiamo. una cosa sola, quei 300 milioni dimostrano che non è cambiato nulla, perché altrimenti non li avremmo. Certo, diciamo, però è una dilazione di tempi, forse in questo giochino che era però già nelle cose.